In un quarto d'ora la minestra è già pronta, basta portarla a ebollizione e aggiungere acqua se lo ritenete necessario. Considerate di avere anche ovviamente la pasta di semola di grano duro con 60-70 grammi a porzione, dipende un po' dalle bocche. Appunto, se dovesse essere troppo densa, aggiungete l'acqua anche durante la cottura della pasta, già pronta.